Buongiorno ai partecipanti al workshop. Oggi parliamo di un tema che è quello di andare al lavoro a piedi in occasione della campagna di Mi illumino di meno del 2018. E in questo workshop parleremo della mobilità urbana pedonale, e tratteremo il tema del rapporto con la salute, e i risvolti assicurativi e presenteremo alcune ipotesi di lavoro sul tema del monitoraggio degli itinerari casa-lavoro a piedi. Io volevo cominciare il workshop leggendo una frase che ho trovato e che casualmente c'entra molti delle uno degli, anzi, degli aspetti fondamentali che riguarda l'attività del mobility management, il quale si occupa di cosa? Dei bisogni di mobilità delle persone e quindi interagisce e si trova a mettersi in rapporto con le persone direttamente. Allo stesso tempo trasferisce quelle che sono le indicazioni di un sistema di trasporti all'interno di una città. La frase l'ha detta Ippocrate: le vecchie abitudini, anche se cattive, turbano meno delle cose nuove ed inconsuete. Tuttavia, talvolta è necessario cambiare, passando gradualmente alle cose inconsuete. Direi che aveva capito già molto. Cominciamo parlando di quello che è l'impegno politico europeo per la città e che prevede per il 2018, ve lo cito perché è focalizzato proprio sul tema del trasporto attivo, l'impegno dell'Unione Europea, che ha attivato sul piano politico una serie di partnership che hanno prodotto un piano di azione. E una delle partnership tematiche dell'agenda urbana è proprio quella della mobilità urbana e i temi di quest'anno sono le modalità attive di trasporto e l'uso dello spazio pubblico, le soluzioni di mobilità innovative smart, cioè quelle intelligenti, il trasporto pubblico metropolitano e regionale, la multimodalità e la governance. Sono temi che possono apparire astratti, in realtà le politiche conseguono poi attività di regolazione, come verranno emessi i fondi europei, che poi arriveranno alle città, infine le piattaforme di conoscenza e di interscambio che vengono messe a disposizione dall'Unione Europea. Tornando a quella che è l'attività del Mobility Manager, come vi dicevo, ho colto l'occasione di questa campagna di Mi illumino di meno perché fondamentalmente la spinta del Mobility Manager è quella di fare delle scelte che escludono l'utilizzo individuale del mezzo motorizzato privato. E fondamentalmente e con priorità, se vogliamo, per il trasporto attivo. All'interno di un'area metropolitana in cui ci sono grandi percorsi, naturalmente si considera il trasporto attivo combinato con l'uso del trasporto pubblico. Queste campagne hanno la funzione sì di sensibilizzare, ma anche di entrare in rapporto con i dipendenti e cercare di capire le loro abitudini e individuare anche le caratteristiche dei gruppi target a cui ci si rivolge, perché una campagna per il trasporto pubblico, per esempio, deve essere mirata a chi ha la potenzialità di usufruirne, non deve essere mai mirata a un bacino indifferenziato. L'azione deve essere sempre diretta a gruppi specifici o potenziali utenti di una certa modalità di mobilità sostenibile. Mi illumino di meno quest'anno, nel suo decalogo da sempre promuove l'utilizzo alternativo a quello dell'automobile. E quest'anno ha introdotto il tema del camminare, tant'è che una delle iniziative più carine è quella del contatore, il contapassi per andare alla Luna. I primi di febbraio ci si poteva iscrivere e fare una sorta di questionario di impegno in cui si diceva quali attività farò
andrò a piedi, salirò le scale, porterò fuori il cane, insomma tutta una serie di cose che definivano dei livelli di mobilità a piedi. Ho potuto inserire anche le vostre foto, i colleghi dell'ISPRA sono stati invitati a formare un gruppo all'uscita della fermata metro della stazione Fermi per vedere come si fa assieme un percorso. Vado a piedi quindi al lavoro se posso, se sono abbastanza vicino, se ho la salute che me lo consente, se la distanza non è troppa e se ne ho il tempo. Effetto la prima o l'ultima parte dello spostamento casa-lavoro a piedi. Le motivazioni sono quelle raccolte anche in varie occasioni e campagne, si riferiscono al benessere della persona, al fatto di vivere la città in modo differente, non solo di passaggio, di contribuire a decongestionarla dal traffico e in senso generale a ridurre l'inquinamento e l'occupazione del suolo dovuto all'utilizzo delle automobili. Cosa abbiamo fatto in ISPRA? Abbiamo prodotto un'infografica che ha messo insieme gli input di Millumi o di meno, ha invitato ad andare a piedi e fare questo percorso, come vi ho detto, a condividerlo, perché un momento di condivisione è fondamentale per la socializzazione nelle scelte di mobilità sostenibile. È stata promossa l'idea di sviluppare una mappa dei pedoni ISPRA, così come è stata fatta in passato anche una mappa GIS dei ciclisti ISPRA. Infine l'invito a scegliere le scale e contare i passi, valutandone in senso di comunicazione anche i benefici. Noi siamo ISPRA, abbiamo le banche dati che ci dicono quante sono le emissioni e possiamo anche teoricamente immaginare per ogni chilometro senza automobile quante emissioni abbiamo tolto. Abbiamo scelto, come spesso si fa, un indicatore di comunicazione che è la CO2, ma sono diversi ovviamente fattori di emissioni, e questo per ognuno di noi può far immaginare in un periodo con l'abitudine di camminare in un mese, in un anno, magari muovendosi 30 minuti al giorno e non in un'automobile, si fa un calcolo che ci traduce quanta CO2 abbiamo personalmente evitato. Sempre dai rilevamenti dei colleghi ci sono una serie di criticità ovviamente che si evidenziano nello spostamento casa-lavoro in tutto o in parte nella città di Roma. Le criticità riguardano il design stradale, la sicurezza e la protezione dei percorsi, la segnaletica e l'illuminazione. Per quanto riguarda i benefici, come ho già detto, un atteggiamento positivo della persona, un miglioramento della salute, la socializzazione e una cittadinanza attiva. Per i benefici personali, il risparmio, come dicevo, la salute, la socializzazione, la cittadinanza attiva. Dall'analisi degli spostamenti casa-lavoro dell'ISPRA sono risultate tre possibilità. Una, uno spostamento del primo miglio. Chi abita nelle zone centrali di Roma può scegliere di fare un percorso a piedi in alternativa all'utilizzo di un autobus sovraffollato, prendere la stazione metro che preferisce. Faccio un esempio di una collega che prende la metro da Castro Pretorio anziché a Termini e fa i suoi 15 minuti a piedi all'andata e ritorno. Questo è il primo miglio. Vi sono invece delle persone che effettuano lo spostamento da zone adiacenti, cioè chi abita molto vicino, ma anche chi si sposta e compie un percorso di 20-30 minuti e lo fa a piedi e viene direttamente al lavoro. Il terzo caso è quello dei colleghi che hanno fatto questa mattina con il tutor dalla stazione metro Fermi.
E questo è un altro percorso che è possibile fare in una zona come quella dell'euro in modo abbastanza piacevole. Si tratta di spostamenti che vanno dai 10 ai 30 minuti. Questo è per dirvi che queste considerazioni sono state sviluppate in paesi in cui c'è una vera e propria politica che riguarda il vivere la città a piedi. Questa politica in genere parte dalle zone centrali. Quella che vi mostro è una mappa di Isocrone, che è uno degli strumenti che viene messo a disposizione da un kit di strumenti che vengono utilizzati per l'analisi delle potenzialità di un'area nella distanza di 1 miglio. Da una scuola, con singoli incrementi di quarti di miglio, si vede tutto ciò che è raggiungibile. Un modo alternativo è invece di segnare tutti i percorsi entro il miglio, proprio tracciandoli. Però questa è invece la mappa che dà il tempo di percorrenza e in rapporto alla distanza. Invece questa è la buona prassi che riguarda la metropolitana di Londra. A Londra hanno aggiunto proprio la metropolitana di Londra, che ha il massimo dell'informazione e dell'efficienza. Fa vedere nelle zone centrali quanti passi si compiono all'esterno per raggiungere un luogo. Quindi e di valutare, anziché scendere nella metropolitana sovraffollata per fare un breve percorso, suggerisce di farlo a piedi e quindi fruire dei negozi, della città, di quello che si trova. Questa è la mappa che vi dicevo. Questa campagna è stata svolta in collaborazione con il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e con la Rete dei Mobility Manager di Roma. Cosa significa essere entrati in rapporto, avere, oltre che diffuso l'infografica, chiesto una risposta anche all'interno di ognuna delle agenzie o degli enti e delle amministrazioni? Questo a titolo meramente esemplificativo, per esempio l'ARPA del Friuli Venezia Giulia ha elaborato una sorta di tabellina in cui ogni dipendente sbarra una casellina il proprio impegno a piedi in questo periodo e per ogni sede è stato affisso questa infografica. Altre agenzie hanno già instaurato da anni attività di comunicazione e di educazione ambientale, quindi ovviamente rivolte verso l'esterno, verso le scuole e verso le comunità e le comunità locali. Devo dire che è inutile, forse le conosciamo, ma è un momento anche di vederle tutte assieme. Quindi anche loro hanno promosso tutta una serie di passeggiate, l'ARPA Emilia-Romagna da anni fa Siamo Nati per Camminare, insomma ci sono progetti che sono già in atto. Quello che forse manca è anche questa connessione anche con le attività di promozione interne all'amministrazione stessa. E quindi ricapitolando, il Mobility Manager cosa fa? Dovrebbe facilitare scelte di mobilità sostenibile. L'ambiente in cui si trova il dipendente è quello della città e cosa può fare il Mobility Manager? Comunicare, educare, diciamo ideare, proporre delle iniziative e formare in alcune occasioni. Si rivolge a gruppi target come i dipendenti e più in generale gli utenti e i cittadini. E la sua attività, soprattutto nel sistema di protezione ambientale, è coerente con la propria attività istituzionale e di immagine. Io vi ringrazio e un'ultima citazione riguarda un grande innovatore, che è Buckminster Fuller. Forse qualche architetto lo conosce, se no vi invito a guardare. È l'ideatore delle cupole geodetiche, ma non ha inventato solo quelle. E diceva una cosa molto interessante: non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda obsoleto il modello esistente. Io direi che rimane attuale anche questa sua
osservazione. Io invito Silvia Brini, che ci ha fatto la grande cortesia di partecipare. Nel frattempo ringrazio la direzione ISPRA che mi consente di lavorare in questo settore e di interagire con la rete.